bisogna fare attenzione sia come poi dopo vengono, perché in queste cose dove purtroppo è difficile per il cittadino normale no, capire, perché magari non ha la giusta cultura, perché non riesce certi termini a valutarli bene. E sai, se le notizie non vengono veicolate nel modo giusto, poi è facile, no, generare il panico. Poi se ci mettiamo anche che ultimamente, no, il sistema bancario non è che abbia goduto di così tanta fiducia, tolte le BCC, adesso non andiamo a rovinare anche questo pezzo buono del sistema bancario, e che ha dimostrato, no, negli ultimi tempi tutto il suo valore, non l'andiamo a rovinare, no, con il giocare su come, come diceva giustamente l'avvocato Guardano, su come mettere insieme delle notizie, su come formularle o su come darle. Stiamoci attenti, ecco, se vogliamo, torno a ripetere, se vogliamo veramente bene a questo istituto e se riteniamo che sia importante per il territorio, stiamo attenti a tutte queste cose. Poi se qualcuno invece ritiene che questo è un istituto che non debba avere il suo ruolo, che debba fare qualcos'altro rispetto a quello che sta facendo, e quella persona chiaramente ha tutto il, non dico diritto, però ha tutto l'interesse nel fare un certo tipo di lavoro. Ma io ritengo che le persone di buonsenso che sono attaccate a questo istituto debbano combatterlo, questo atteggiamento, in modo molto ma molto chiaro. Un'ultima parola voglio dirla, anche perché è stato detto più volte, è stato ribadito più volte, però qui siamo veramente nel ripetita iuvant. La figura di Caringi l'ha ribadito anche all'incontro di venerdì. Caringi ha un contratto di consulenza, non so se ce l'hai sotto mano Andrea, con la BCC di Recanati e Colmurano, risponde al consiglio d'amministrazione della BCC di Recanati e Colmurano, è qui per aiutarci in questa riorganizzazione. Quindi non ce l'ha mandato né Banca d'Italia, né l'ha voluto Banca d'Italia, non l'ha voluto nessuno, l'abbiamo voluto noi perché vogliamo portare avanti un processo di riorganizzazione serio. Questo. Scusami Giacomo, se posso aggiungere due parole e ricollegarmi proprio al discorso di prima, di quel quadruccio che era stato fatto su quell'articolo di giornale. Per chi non ha uno spiccato spirito di critica, è facile ricollegare quell'ispezione della Banca d'Italia a quel commissariamento di fatto che più volte è stato detto, ridetto, ripetuto della Banca di Credito Cooperativo. E allora è bene sgombrare il campo da ogni dubbio una volta per tutte, perché qui la Banca d'Italia non c'entra niente con l'attuale situazione, non c'entra niente quel verbale di ispezione e soprattutto non si può assolutamente parlare di commissariamento, perché come ho detto alla riunione di venerdì scorso, il commissariamento presuppone una cosa ben diversa, si apre una procedura di cosiddetta amministrazione straordinaria, arrivano gli amministratori straordinari mandati dietro firma del ministro eccetera eccetera dalla Banca d'Italia, ma i primi signori che vanno a casa, o meglio, il primo organo che va a casa è l'organo di amministrazione e l'organo di controllo. Quindi i primi signori, lo ripeto ancora una volta, che vanno a casa sono il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. Non c'è nulla a che vedere con il direttore generale. E quindi è evidente che non possiamo parlare di commissariamento nemmeno di fatto, perché tutto il consiglio di amministrazione sta ancora qui, così come tutto il collegio sindacale sta svolgendo ancora il suo lavoro. Quindi credo che dopo di questo non si possa più continuare a parlare di certe fantasie, perché queste sono assolutamente cose false. Presidente, lei ha accennato due situazioni che hanno, diciamo, irritato la banca, un buco di 30 milioni di euro e il commissariamento. Francamente, adesso non ce l'ho la segna stampa della vicenda, ma mi pare che questo non è stato da nessuno. Commissariamento è un termine che è stato usato in quella riunione fatta con i soci. Ah, ecco, perché non riusciamo più a capire. Quindi è una questione. Allora, no. Quindi
meglio non sulla stampa questa ricerca. Sulla stampa Carbonetti ritengo che sia stata... No, questa del pubblico è per gli ultimi questo no, no, però è stata usata l'ispezione e la sanzione in modo un po' troppo equivoco e strumentale a mio parere, però queste sono considerazioni che ho fatto, continuiamo a fare, non voglio scendere in polemica, dico che bisogna che in situazioni come questa, dove, ripeto, si parla di una banca, non è che si parla di qualche cosa che di un'attività che vende e compra, si parla di un'attività che di un'azienda che basa la propria attività tutta sulla fiducia. Ecco, allora bisogna fare attenzione, le notizie darle, per carità di Dio, però bisogna darle nel modo giusto. Posso chiedere un paio di cose giusto per chiarimento anche? Allora, si parla di un accantonamento di quasi 15 milioni di euro, e questo è un dato di fatto. Poi si parla di, stiamo parlando appunto di, non c'è nessun buco, c'è, quindi non c'è nessun buco di 30 milioni o altre cifre. Un'altra cosa. Ok, appunto. Il buco di bilancio è una cosa diversa rispetto a un accantonamento. È diverso anche a un eventuale bilancio negativo, come si è tranquillamente detto, che poi potrebbe ritornare in positivo nel giro di, come diceva Marco l'altra volta, nel giro di 2 mesi, 3 mesi, cioè il primo trimestre successivo. Avete già prospettato un eventuale cifra negativo che può essere resa nota? Come è stata? No, perché lo vedremo a fine anno, cioè mentre sull'accantonamento si può dire quella che è la cifra massima perché abbiamo fatto una nostra visitazione, e sul quale sarà l'utile di fine anno o la perdita di fine anno non possiamo niente finché non ci arriviamo, perché se quei 14 milioni per ipotesi diventassero zero chiuderemo inutile, quindi non ne riusciamo a dire oggi, a prevenire, a preventivare quello che faremo da qui a fine anno. Io dico che stiamo lavorando perché quell'accantonamento diventi molto ma molto esiguo. Ci stiamo lavorando, poi dipende dal lavoro che l'azienda e che la struttura saprà fare. Teoricamente l'accantonamento potrebbe essere anche alla fine rientrare completamente, perché 14,7, visto che i fidi, credo, non so questo, fidi comunque sia, il denaro erogato dalla banca nel corso degli anni, avete parlato di storia, quindi 5, 10, 12, 15 anni, ovviamente a fronte sempre di precise garanzie che la banca ha chiesto, ha preteso nell'erogazione di questi contributi, chiamiamo queste somme. Quindi se c'è eventualmente anche la possibilità di recuperare interamente la somma che viene oggi considerata recupero del credito. Anzi, da ignorante, visto che quando io vado a contrarre un mutuo, a fronte esempio di 100.000 euro, la banca pretende garanzie per 200-300.000, quindi addirittura avrebbe garanzie superiori. Allora, qui il discorso è un po' diverso. Quando si fa il rischio di credito globale, si va a vedere tutta l'attività creditizia della banca. Allora, per semplificare in modo molto ma molto semplice, per dire, io prendo un'azienda che può essere anche un'azienda in bonis, cioè un'azienda che non ha problemi. Quell'azienda con noi ha 100, ma nel sistema bancario ha 300. Che tipo di garanzia dà? Ipotizziamo che la garanzia che dà nella globalità però per noi corrisponda al 50% di quel 100, bene? Quindi mi dà garanzia 50. Che possibilità può avere nel nostro sistema di valutazione quell'azienda di andare in default da qui a 3 anni, a 4 anni? Zero? Allora significa che io accantono 0. 20? Allora significa che io devo accantonare la media della somma tra 50 e 20, quindi per cento io devo accantonare 35, se voglio garantirmi quella situazione, che non è detto che sia una situazione di credito anomalo, quindi si fa sul rischio globale, il lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo sul rischio globale, capito? Quindi ecco perché, ma da lì potrebbe essere che si acquisiscono ulteriori garanzie e quindi si abbassa, potrebbe essere che si abbassa l'affidamento a quell'azienda perché magari ci si fa un ragionamento e si capisce che quell'azienda non ha necessità di quell'affidamento, quindi lo abbassa, cioè possono avvenire una serie di cose per le quali l'accantonamento diventa una cifra diversa rispetto a quella che è. Ci potrebbe essere anche qualche perdita, per carità, ci potrebbe anche essere quello.